Occhio che c'è il telefono lì, che non lo pesti. Ciao ragazzi, oggi siamo nel Modenese, andiamo a vedere il Ponte del Diavolo o Ponte di Ercole, ok, comunità montana, siamo nel Frignano. Era un po' che ci volevamo venire. Oggi abbiamo approfittato. Qua c'è una bella giornata, ci sono 20 gradi, anche troppo caldo. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare delle foto e anche un bel trekking. Oggi ci sta. Ci sta tutto. A dopo. Fantastico, là c'è il Monte Cimone, quello lì è il Monte Cimone, quindi poi qui c'è tutta la zona che abbiamo girato quest'estate della Val di Luce, bellissima. E adesso qua guardiamo perché non lo so, non ho preso informazioni perché in teoria è un trekking facile e dovrebbe essere abbastanza corto fino al ponte, poi dopo noi faremo un giro più lungo, penso andiamo a vedere una cascata. Stavo guardando. Come fa a girare questo telefono? Mi soffia il naso anche no. Cristian che si soffia il naso, lui mi fa sempre i dispetti, mi riprende la mia finta magrezza. Adesso io lo riprendo quando lui si soffia il naso. Allora, tanto anche che mi spoglio, riprendimi. No. Perché no? Perché no? Non va bene nei video. Ovviamente noi ne approfittiamo sempre per cercare degli spottini per dormire e questo diciamo non è molto molto in pari, però mettendo qualcosa sotto la macchina, un po' in bolla, diciamo qua una zona c'è. C'è l'entrata qua, ma è un po'. Qua è troppo ripida, si entra meglio di là, quindi si prosegue la carraia fino a qua in macchina ci si arriva, poi si entra qua e dopo dormi in questo paradiso qua, in mezzo ai castagneti. Spettacolo! Bello, si arriva in macchina tranquillamente. Guarda, guardate quanti bei posticini. Ovunque, ovunque. Qua in mezzo a questi due qua, bellissimo. Qui c'è già una macchinina. C'era da venire ieri sera, ma qualcuno non ha voluto venire ieri sera. Qualcuno ha voluto andare a mangiare la pizza alla fratta.
piuttosto che venire a dormire in un posto così. Ma però penso che ci torneremo, perché voglio provare quel posto qua. Poi le temperature sono perfette, non siamo altissimi, non so la quota, ma non siamo alti. GoPro arresta video. Allora, mi avevano detto ai più sconosciuto questo posto, sto cazzo, è là il ponte, no? Sto cazzo, sei imballato di gente proprio. Le foto mi sa che devo fare al bosco, non al ponte. Porca vacca! Adesso sta gente andrà. Un bordello, bambini, passeggini, c'è il mio incubo, il mio incubo. Il ponte? Mi hanno preso paura, però stanno andando, era un gruppo unico. Dopo vi faccio fare un giro sopra il ponte, adesso sotto il ponte. Guardate che bella, che bello stare in aria. Qua ci faccio proprio una bella fottina. Amo, vieni qua che vi faccio una foto da qua, che bella. Ci vorrebbe un grand'angolo che non ho, però... Vabbè, proviamo cosa salta fuori col 24. La leggenda dice che non bisogna mettere la testa dentro questi buchi, sennò il diavolo zacchese te la taglia. Quindi non ci mettiamo niente dentro quei buchi lì, sennò zacchese. Facciamo solo una bella foto. Vai su di lì, amo. No, devi fare il giro, dai. E se non puoi passare da lì dentro, devi fare il giro. Christian è là che fa le foto. Noi ci facciamo un giro per il bosco.
che non sa che sto facendo questo video, che lui dice sempre nei video non vuoi mai parlare. Allora adesso ne facciamo uno e poi andiamo a riprenderlo da là. Qui c'è tutta la storia del ponte d'Ercole. Vediamo un po'. Che è datato dell'età protostorica, dell'epoca medievale. Sono state ritrovate migliaia di monete, queste qua, bellissime. Dove si trova? Adesso andiamo a vedere cosa fa Christian. Eccolo là. Lo seguiamo. Sta venendo a cercarmi. Il ponte, bellissimo. Adesso il Zeno, faccia grande. Adesso un attimo. Ah, è già andato. No, Zeno, te devi aspettare un attimo. Tu questa la chiami ponte. Zeno, o aspetti o sennò non ci vai proprio, È pericoloso, bisogna aspettare un adulto. Ti ricordi quando una cosa? Christian. Ovviamente già disperato, un sacco di gente, e non riesco a inquadrarlo perché guarda dove ero prima ma non mi vede. Adesso vi faccio vedere dov'è. Eccolo là, si fuma la sigaretta. Eccolo là. M'ha visto? Disperatissimo. Voleva fare una foto ma non c'è nessuno.